Buongiorno a Mario Tozzi. Buongiorno. Amico del mattino, e chi avrebbe mai detto che Mario Tozzi è abituato più o meno ad alti fusi orari, invece sta diventando un nostro ospite meraviglioso. Grazie. Mario Tozzi ha avuto la capacità questa volta, lo dico senza pudore, di smuovere le coscienze con uno studio che ha fatto, io preferisco parlare di studio, sull'utilizzo della tecnologia che non ci serve. Tozzi, qua non vogliamo tornare all'età della pietra, sia chiaro, non si possono negare i progressi della scienza e i progressi della tecnologia, ma oggettivamente ci stiamo abbuffando di cose che non ci servono. Beh, un po' è questo, c'è una tecnologia di base che è utile per gli uomini, ma è già stata scoperta anni fa, qualche volta parecchio tempo fa, non so, il telaio, il forno, ma anche le lame, l'aratro, il martello, esistono da 5.000 anni. Il vino, l'olio, la birra si fanno più o meno nella stessa maniera, anche se è vero che qualche macchinario è cambiato, qualche materiale è cambiato. Però quella roba lì ce l'abbiamo già. Io penso che noi uomini, come sistema biologico, avevamo già un livello tecnologico sufficiente. E invece ci siamo messi, e qui le ragioni si potrebbero indagare, a riempirci di una serie di apparecchi e oggetti tecnologici tutto sommato non così utili per migliorarci la vita, per renderci più felici, più consapevoli, per darci più vero tempo per noi, ma solo fini a se stessi. Per questo ho chiamato Tecno Barocco il libro. Esattamente. Quando è che la tecnologia diventa barocca? Quando non risponde più a quelle domande. Ci rende migliore la vita? Ci fa più felici? Ci fa risparmiare davvero tempo e denaro? Ha un basso impatto ambientale? Quando non risponde a queste domande qui vuol dire che abbiamo preso una strada. Allora Mario, noi andiamo subito al sodo. Guardate alle nostre spalle questo nuovo orologio che insomma non facciamo marca, cioè, non diciamo nulla. Allora, cominciamo da questo oggetto. Beh, questo oggetto qui è, secondo me, la quintessenza della ridondanza tecnologica, perché per funzionare, dunque vedere tu su quell'apparecchio una mail subito, devi avere però in tasca devi avere il telefono corrispondente, bravo, in tasca. Bene. Quindi significa che tu ti devi portare due apparecchi, spendere il doppio, perché quello come minimo 400-500 euro costa, per vedere un po' prima una cosa che potresti vedere leggermente dopo nel telefono. No, beh, non... Tozzi, tu sei consapevole che non ti amerà più nessuno, no, da quella parte di... Cioè, sei consapevole che queste cose che stai dicendo sono assolutamente rigorose dal punto di vista scientifico. Io ci tengo a tornare, non perché abbia fatto studi scientifici e quindi ci tenga alla oggettività delle cose, ma perché siamo davvero arrivati a un punto in cui queste domande vanno poste. Anche perché, Tozzi, tu hai detto, hai elencato uno dei punti chiave. Per l'ambiente queste cose che male fanno, se fanno male? Beh, o perlomeno quanto tempo ci vuole per smaltirle? Hanno un impatto considerevole, soprattutto per il fatto che la tecnologia oggi non è più meccanica, quella, diciamo, funziona manualmente in qualche modo, ma è sempre elettronica e portatile. Per fare questo tu hai bisogno di batterie, già. Per avere batterie che durino tanto, peraltro questa durerebbe pochissimo, 4-5 ore, dunque ti devi rimettere a ricaricarlo, vabbè. Ma insomma, hai bisogno di litio, coltan, materiali che sono rari. Per trovarne di più devi aprire più miniere, devi usare più energia, inquinare di più. Tutto questo per avere un apparecchio al polso che non ti migliora fondamentalmente la vita. Vale però più di tutti per, diciamo, il simbolo quasi dello sviluppo tecnologico senza limite, cioè la plastica. L'uomo ha inventato un materiale che anche il Padre Eterno si era dimenticato di inventare, la plastica. Questo materiale è indistruttibile ed era fatto appunto per essere migliore, più leggero, più resistente, meno corruttibile del vecchio catino di zinco, fai conto. E quindi l'hai inventato per farlo durare per sempre. E che cosa ci fai? Lo utilizzi solo per fare le cose usa e getta oggi. Dunque siamo al paradosso più assoluto, hai creato un materiale che dura eterno per sempre e lo usi per buttarlo subito. È colpa nostra che non sappiamo riciclarlo? Ecco, io penso che non sia solo questo. È vero che la plastica non dovrebbe finire in mare, ma è pure vero che se tu costruisci un'arma, non è che ti puoi lamentare se qualcuno muore perché lo ammazzano con quell'arma. Alla stessa maniera, se tu costruisci la plastica, non è che ti puoi lamentare se questa finisce in mare, perché non sarà mai possibile che tutti riciclino nella stessa maniera fondamentalmente corretta. Quindi è proprio il materiale che forse non doveva essere inventato così, e infatti si torna indietro. Lo shopper, il sacchetto, esatto, di plastica diventa di tela, esattamente. Allora vuol dire che qualche errore era stato fatto. Però che grazie a Dio viene anche riconosciuto. Tozzi, biciclette e automobili, è là il nostro Mario Tozzi, potrebbe parlare per un secolo e mezzo. No, ma parliamo subito. Nei primi 3 chilometri, cioè il raggio in cui la maggior parte delle persone usa nelle aree metropolitane l'autovettura, non c'è paragone di efficienza. La bicicletta è molto più efficiente, 15 kg di alluminio che muovono 80 kg di ciccia. Invece un'automobile devi spostare 2000 kg di ferraglia e plastica per muovere gli stessi 80 kg di ciccia in un tratto
che non è così lungo. I motori a combustione non sono così efficienti, dunque hanno bisogno di più di 3 km per diventare efficienti. E in più, di tutto il carburante che metti in un'autovettura, quasi il 90% si disperde in calore e attrito, solo il 12-13% è in movimento. Insomma, francamente non riesco a pensare a una cosa meno efficiente Tozzi, dell'autovettura. Ma noi come dovremmo campare a questo punto? Ma io penso che noi dovremmo recuperare una radice più autentica di Homo sapiens dentro il mondo, dentro il creato. Cioè questa radice corrisponde al fatto che dovremmo viverci in armonia e non creare continuamente un'apparecchiatura extracorporea, telefonini, connessioni, eccetera, che è distante da quello che è l'uomo naturalmente. È vero che gli ha allontanato la fatica, ma gli sta allontanando anche la fatica di pensare. E questo diventa un po' un problema, lo vediamo nell'uso continuo della rete, no? È innegabile che prima dei telefonini e delle rubriche noi imparassimo a memoria i numeri di tutti gli amici e i parenti. Adesso basta andare lì e non sia mai si cancelli la rubrica, siamo finiti. Finito. Questo è no, anche vero. È ancora peggio, ricordavamo anche il numero di casa, certo, questo è il nostro certo. Numero di telefonino invece quasi sempre lo dimentichiamo, ma poi non si è mai visto un apparecchio meno efficiente di questo, nel senso che tu, è un elettrodomestico questo, tu compreresti un frullatore che in cucina funziona, in bagno no? No, deve funzionare per tutto, questo se non c'è il campo non funziona, in qualche parte non si capisce per quale motivo te ne doti. Devo dire che gli esempi sono tantissimi, ma anche nelle altre cose. Questa non è una guerra, io lo dico a casa, no. Non è una guerra contro la tecnologia, non è una battaglia ideologica, sono constatazioni che vanno fatte, che sono necessarie a questo punto della nostra vita. Torniamo alle cose che ci piace possedere e maneggiare, il disco di vinile e il CD. Beh, che sta tornando il disco di vinile adesso, guarda, vero Tozzi? Quest'anno il disco di vinile, nel 2013 anzi, il disco di vinile ha battuto ogni record e credo abbia eguagliato le vendite del CD. Non... Allora, per chi ama la musica, soprattutto la musica quella dura, diciamo il rock, questo qui va sempre benissimo, no? C'ha il suo fruscio, c'ha le sue cose, però la rende un po' più naturale. Quest'altro invece è più freddo, esatto. E anche perché il metodo di crearlo è diverso. Qui c'è una campionatura del suono, qui invece c'è tutta la gamma, però siccome questo più di 78 giri non poteva fare, non ci potevi mettere tante cose, questo ne contiene è di più. Vero. Ma di fatto ormai ne contiene le stesse di un LP, non certo. È che ce n'è tante di più, era nato per immagazzinare immagini. Il fatto che sia tornato vuol far capire che chi ha un orecchio più delicato, un orecchio forse un po' più esigente, poi torni a riappropriarsi delle cose vere della vita, delle cose più... Comunque c'è lo spazio anche per lui. E poi ti voglio vedere a piratare un LP, questo non si può piratare, questa roba qui, la musica digitale invece sì. Naturalmente l'apparecchietto che ti consente di avere 1000-2000 pezzi musicali appresso è molto comodo, certo. E questo non lo certo. Dobbiamo nascondere. Ma insomma, probabilmente in questo caso riesci a far convivere entrambe le cose, puoi farlo, insomma, recuperare questo che sembrava un tecnosauro, io così li chiamo quelli che non sono più... Quelli che invece stanno avendo una nuova vita, sì. Perché appunto si ritorna alle cose serie. Ma poi c'è questo, se ti va bene... Tozzi, un'altra, ecco, questa è una delle chicche di questo libro, di la tecnologia, quando questa tecnologia diventa barocca. Allora, pensate ai bottoni, ce ne abbiamo tantissimi, che tra l'altro servono anche a renderci più fantasiosi, e alla zip. Questo confronto è impietoso, Tozzi. Perché i bottoni hanno circa 2000 anni, forse di più, furono inventati in Oriente e sono sempre esistiti. Che caratteristica hanno di particolare? Che sono indistruttibili e durano per sempre. In più non si rompono, nel senso che quando si stacca un bottone lo ripari con l'ago e il filo. La zip, che è stata inventata invece molto più recentemente, se ne fanno alcuni miliardi di chilometri ogni anno, se ne fabbricano, adesso si fa in plastica, in metallo, eccetera. E fu inventata nelle cose militari perché ti serviva a levarti prima una giacca oppure... Ora, quale problema è quello della zip? Che intanto si incastra, esatto. Specialmente se tu la vizi. E poi non la ripari mai, la devi cambiare del tutto. Allora questo ha senso sempre, cioè in qualche caso va bene, ma infatti il bottone sulle camicie resiste, appesantiresti troppo la camicia con una zip. Nel borsone magari sarà meglio la zip, ma i bottoni sono ancora oggi qualche cosa che puoi riparare in casa da solo. Esattamente. Questo invece non lo puoi fare. Ecco, devi andare a farla sostituire, devi andare. È un po' questo la cosa di fondo, cioè oggetti che non ripari più diventano qualche cosa che ti contribuiscono a comprarne altri. E allora quando tu compri solo per comprare, questo mercato si alimenta da solo e va avanti tutta una tecnologia che non ha tutta questa utilità, ma che ormai non può che andare avanti. Perché questo è il problema, che difficilmente ne possiamo fare a meno. Questa è anche l'arma a doppio taglio. Vito? Ma io ho un problema, perché mi interrogavo, Mario, sulle tecnologie inutili, ma io non sono riuscito a trovare un oggetto tecnologico inutile. Aiutami. L'orologio, mi rendo conto che... L'orologio questo qui... Quello che abbiamo visto prima, no, potrebbe essere poco utile, ma non ne riesco a trovare altre, perché... Beh,
Allora, l'iPhone, il cellulare, lo smartphone. Senza cellulare e smartphone ormai non riusciamo più. Sì, ma possiamo campare anche se dobbiamo, se ci serve per telefonare. I telefonini, giustamente, di 20 anni fa, purtroppo, vanno molto meglio di quelli di adesso. No, non so, penso questo, che se l'apparecchio ti serve per telefonare e portartelo appresso, già il fatto che tu se una mattina esci senza connessione, senza telefono, ti senti sgomento, verissimo, questo non è tanto un bene. Ma detto questo, perché non posso usare più il mio 3210 di 10 anni fa, ma nemmeno posso usare, della famosa marca, quelli di qualche tempo fa, ma hanno solo 6-8 anni. Vero. Cioè a dire che tutta quella retorica che c'è appresso, stay foolish, stay hungry, Steve Jobs, eccetera, è veramente solo per fare denari. Non corrisponde a qualche cosa di ideale come sembra dallo slogan. Tozzi, nel tuo libro c'è un esempio bellissimo. Gli elettrodomestici di un tempo duravano 40, 50, 60 anni. Qualcuno di noi ha tolto dei vecchi elettrodomestici giusto per una questione energetica di risparmio. Sì, sono quello arrivati. Era diverso effettivamente. La creazione di cose che hanno una vita così limitata è anche quello il vero attentato alla vita semplice di oggi. Beh, è l'obsolescenza programmata, tu fai in modo... Questa nacque quando dopo la crisi del 29, i costruttori di lampadine, si prende sempre questo esempio perché è significativo, avevano queste lampadine a filamento, quelle di un tempo, che duravano 2500 ore, dunque le sostituivi con molta poca frequenza. Hanno ridotto quel filamento per portarlo a durare 1000 ore. E anche ragazzi, l'altra cosa che fu fatta fu quella della DuPont, che era industria chimica e c'è ancora oggi, sostituì le calze di seta delle signore con le calze di nylon. Però le prime fatte erano indistruttibili. Si cucivano, allora, addirittura si rammendavano. Si rammendavano. Invece indebolirono la molecola del nylon per fare in modo che si smagliassero. Beh, Vito, questa è la reazione che allora, hai dopo aver letto Tecno, veramente. Non so se questo vale la pena. Barocco, insomma, è verissimo. Per non parlare poi di altri esempi davvero inutili. Io faccio nel libro un esempio un po' così, ma insomma, il WC. Ecco, diciamo, è un po' scabroso prima mattina, ma state a sentire questa. Vai, le il prime WC, pagine, WC, tra l'altro, del libro. Il WC come nasce? Nasce alla fine del XIX secolo con questa bella cassettina fuori, con la catenella, infatti si dice tirare la catena con galleggiante e lo sciacquone. Poi questa cassettina finisce attaccata alla tazza a un certo punto, infine va nel muro, no? Questa è stata l'evoluzione. Dopodiché tutto è diventato elettronico e in Giappone esistono questi meravigliosi WC per cui c'hai l'acqua azzurra, rosa, colorata, profumata, che gira in un senso, nell'altro, esce fuori la doccetta. L'asciugatore, tutto le cose. Quanto così, però se non c'è la corrente non funziona. Vi rendete conto? Tu considera che ci sono 2 miliardi di persone al mondo che l'ultima luce che vedono al tramonto è quella del sole, perché non ce l'hanno la corrente elettrica. E non ce la potrebbero avere perché se la producessi oggi per loro avresti esaurito i combustibili e noi ci siamo innamorati di un oggetto che più inutile non c'è, tant'è vero che funzionava benissimo quello meccanico. Questo proprio fa la tecnologia, questo scatto qui passa a elettronica, diventa portatile ed è fondamentalmente una cosa di cui possiamo fare a meno. C'è una delle pagine forse più poetiche, se mi permetti, Mario, del tuo libro, che riguarda la fotografia. In che senso? Il confronto tra una macchina fotografica, qui ne abbiamo una veramente carica di anni e di storia, una marca tra l'altro italiana gloriosissima, e invece questa malattia, diciamo, che ormai sta diventando una patologia, di scattare tutto con il telefonino. Non ci si ferma più davanti a un tramonto, perché? Perché devi scattare, devi prendere 2500 immagini di quell'attimo, ma poi in realtà non vedi più niente. No, non te lo vedi, sei alienato dal... Ma questo succedeva anche con l'altra macchina, però c'era la differenza vera, il senso del limite. Mentre con quelle macchine lì, con la pellicola, tu al massimo hai 36 pose, qualche volta col banco a rullo ce l'avevi un po' di più, tu non potevi sbagliare perché sprecavi, allora tu progettavi bene la tua foto. Nel campo della fotografia tu ci pensavi bene prima di farne una, no? Ecco, lì si vede dove si avvolgeva il rullino. Oggi, col fatto che tu ne scatti centinaia e non cambia niente perché le immagazzini tutte, prendi qualsiasi cosa e in più poi ti illudi che con i fotocorrettori tu le porti a essere migliori. Ma che foto hai corretto poi? Una cartolina, non è più la foto tua, con gli errori, con gli sbagli, con le cose, però tua, voluta, progettata. E poi c'è un problema di immagazzinamento. Quando tu c'hai quelle liste che si chiamano IMG 456.40 JPEG, non sai più che cosa c'è dentro se non l'hai rinominata. Verissimo. Che è il compleanno di tuo figlio, il è nuoto, che è il matrimonio dell'amico, non lo sai più. Le precipiti in fondo a una memoria digitale, che non sai nemmeno quando, non le rivedrai mai. Il vecchio album lo rivedi, viene fuori dal baule del nonno, aveva un senso gerarchico quella foto, l'avevi scelta, qui non scegli più niente. Per fortuna vedo che qualcuno torna indietro, andavo a vedere lo spettacolo di Enrico Brignano, che è insomma un amico anche, e mi dice: io i selfie non ne posso più, preferisco la stretta di mano. C'ha ragione. È vero anche questo. Senti Mario,
Che cosa volevi dire con il tuo libro? Ti spiego. Non è una battaglia contro il progresso. Sarebbe veramente ridicolo cancellare tutto quello che c'è stato. Ci viviamo dentro. Esattamente. Però nell'ultima pagina del libro c'è una dedica, quella a tuo figlio, che se mi permetti è davvero un dialogo tra un padre e un figlio con una raccomandazione. Sì, la raccomandazione è quella che può venire solo da noi nativi non digitali, analogici, no? Noi che abbiamo, io almeno che ho una certa età. E mi è venuto in mente, visto lui che è sempre con questo touchscreen, con i suoi giochi, le sue cose, per esempio nei videogiochi, si mettono insieme, ma mica giocano insieme, giocano solo vicini. Mentre un tempo si giocava insieme, è proprio cambiato quello. Allora gli dico, guarda, questo tu sarai senz'altro meglio di noi, c'hai tante possibilità di più, sarà una generazione fantastica, ne sono sicuro, meravigliosa. Però... attieniti un attimo a guardare questo punto di vista, il mio, quello che gli do nel libro, se potrà leggerlo, già veramente lo legge effettivamente, perché ho paura che vivendo solo in quel modo ti perdi un pezzo di esistenza e di mondo che invece miliardi di uomini hanno vissuto per decine di anni, per secoli, venendo al mondo, soffrendo, amando... arrendendosi poi, perché siamo parte di questo mondo. E allora torna anche a giocare a calcio balilla con papà, esatto, e con gli amici. Questa è la cosa più bella che si potesse dire. Tozzi, lo sai che sei una forza della natura. Ti scaricheranno in molti perché sei stato molto, tra virgolette, molto duro su certe cose, ma come al solito oggettivo. Tecno barocco, l'avete visto tante volte, è passata la copertina del libro. Tra l'altro il libro che si legge davvero in due ore e vi assicuro, vi fa riflettere. Grazie di cuore. Grazie a Mario a Tozzi. Noi vogliamo, ci piace andar via e vi portiamo in un luogo incantato vicino a...